messaggio sessista, volgare, e il sindaco di Adrivalta non è degno di rappresentare la città principale. Per giorni ad Atripalda non si è parlato d'altro che del messaggio offensivo e sessista inviato dal sindaco Paolo Spagnuolo alla consigliera Nancy Palladino. Nella città del sabato la vicenda ha sollevato un polverone. I fatti sono stati resi noti ieri in conferenza stampa dalla diretta interessata e dal gruppo consiliare di minoranza. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, mentre si parlava di rifiuti, la consigliera Palladino era intervenuta dicendo, tra le altre cose, che per difendere la sua comunità e le sue idee aveva anche preso delle manganellate durante una manifestazione nei pressi dello Stir. È in quel momento che sul suo cellulare è arrivato il WhatsApp del sindaco con allusioni sessuali riferite al manganello, messaggio che certamente aveva un altro destinatario, ma che per sbaglio il sindaco ha inviato alla consigliera Palladino. A corredo della minuta e dettagliata ricostruzione degli eventi, Palladino ha anche mostrato gli screenshot del suo telefono. «Abbiamo deciso di attendere la pubblicazione dei verbali della seduta per non lasciare nulla al caso», ha detto la consigliera. «Personalmente, con i miei avvocati, sto facendo tutte le valutazioni connesse a reati di discriminazione di genere». Dopo l'episodio il sindaco si è giustificato sostenendo che il messaggio era impersonale, non rivolto alla consigliera, giustificazione che non regge per la Palladino, che ha ricevuto la solidarietà di tutto il Partito Democratico, peraltro, almeno fino ad oggi, stesso partito del sindaco. Potevo tacere, sì, potevo tacere, come qualcuno ha detto, potevo tacere. Però io ho capito una cosa, che nel silenzio di quando accadono queste offese, queste ingiurie, siano esse materiali, appunto, oppure scritte o orali, appunto, c'è alberga il seme della violenza. Nel silenzio nasce e cresce la violenza contro le donne. Dopo il messaggio, che cosa avrebbe potuto e dovuto fare il sindaco che non ha fatto? Bastava fare un unico comunicato stampa in cui ammetteva le responsabilità e chiedeva scusa. Soprattutto magari dicendo pure, ma facendo pure, come dire, un po' il galante e dicendo ho sbagliato proprio con te che rappresenti comunque un pezzo del Consiglio Comunale dal momento che io siedo in quei banchi, ho l'onore di sedere nei banchi del Comune di Atripalda da più di 20 anni.